sono parlato dietro e lavorare la velocità in Italia. Stamattina ero convinto di ritrovarmi agli studi fino a mezz'ora, infatti pensavo di ritrovare anche clerici oppure strani. E mi ritrovo loro due, fa lo stesso. Beh, i capelli sono quelli, eh. Come? I capelli sono quelli. Del succo di limone, quello prodotti italiani, e del miele delle Alpi aromatizzato alla vaniglia del Madagascar. Mi manca il bastone. La canzone è fantastica. Quindi il drink che vi presento viene servito in un bicchiere old fashion e degli ingredienti che ho soprannominato, la caratteristica di questo drink è già centrifugato di infatti il drink prende il nome dalla fusione dei due, la beer e il peperone, quindi lo chiameremo per Diablone. Come si chiamava l'altra signora, quella lì bionda, che parlava sempre così? Una vecchia, mamma mia, ma lavorava, carissimo. E non lavora la mattina, no, che l'hai conosciuto. Somigli più a quello che mangia i gatti. I gatti? I gatti. Avviso, il tempo potete anche evitarlo, di portarlo. Per la prossima volta faccio in Basilicata, sai, zio? E niente, quindi andiamo a testare per estrarre profumi e sapori dallo zenzero. Dalla cucina prendo molta ispirazione, infatti il drink nasce in un pomeriggio di qualche settimana fa e lo chef dell'anno mi stava preparando una per la merenda, con il carpaccio di tonno e l'aveva condito con del... Merendina leggera? Com'è? Merendina leggera? Visto che ho saltato l'ingrediente, sei contento, hai avuto la conferma che fanno sempre con la sua vita.
immagino una foto d'epoca di questo uomo e sotto c'era scritto compreresti mai una dozzata da questo uomo, ma più famoso di la macchina. Questi sono i miei grandi amici, nonché colleghi ed ex colleghi.